Beh, Zelda ha tenuto a bada la calamità per 100 anni, penso che altri 20. Chi se frega, no? E poi, boh. Vedendo come è ridotto suo padre, a meno che Zelda non è mantenuta giovane per la sua vicinanza con Ganon o dalla sua magia o whatever. Penso che sia morta, penso che è come suo padre. È uno spirito che è ancora nel mondo, ma tipo appena la salverò crepa, probabilmente, o svanisce. Appunto, mi chiedo perché suo padre non è semplicemente rimasto. Poteva benissimo darmi le informazioni e poi rimanere. A vivere almeno, non so, come spirito, finché non salvavo sua figlia. Darmi la paravela l'ha privato di tutta la forza. Tra 10 minuti inizio. Sul serio. Mi sto già pentendo delle 40 rupie che ho speso per il letto comodo. Vabbè, una volta si può fare. Mi posso trattare bene una volta. Spero che non mi fanno pagare una tassa per prelevare Ganon Horse. Non ho più torce. Cosa ne faccio sempre delle torce? Ah, ce n'è una lì, perfetto. Mi preoccupa un po' la vitalità. La vita. Il fatto è che la statua mi ha offerto di aumentare la vita o la stamina. È che con un cuore in più non so quanta differenza farebbe. Se mi dà un portacuore. Quattro cuori, vabbè. Considerando che i nemici non mi possono ammazzare in un colpo, non fa così tanta differenza. Devo solo mangiare di più per tornare a vita massima. A meno che, non so, un portacuore mi dà 5 cuori in più. Perché ho visto immagini di gente con tantissimi cuori. Rossi proprio, non solo cuori bonus. Stamina è molto più importante. No, ok, non molto più importante. Però sembra un aumento più cospicuo in percentuale. È un aumento del 25%. Ok, forse non è più cospicuo in percentuale, ma non lo so. Perché il massimo è più basso della stamina, immagino. Non penso che ci saranno 97 cerchi che coprono tutto lo schermo. A meno che cambia colore se sale di più. Magari come le barre di Kingdom Hearts 1. Rosso, giallo, arancione. No, cos'era? Verde, verde, giallo, arancione. Rosso, viola. Qui c'è Sephiroth, che ha la barra invisibile perché... che sì.
Non so se sarà una tre cuori run. Dipende da quanto mi servirà la stamina. Da quanto sento il bisogno di averne di più. Non so, Sasorok non mi ha colpito, però ho la sensazione che lui mi avrebbe ucciso in un colpo. Non so, è basato su quello? È lo status del mostro che determina se ti ammazza in un colpo o no? Oppure è la quantità di danni che ti farebbe? Perché mi avete detto che il laser one shot è il laser dei guardiani. Mentre tipo le frecce dei Boblin blu non lo fanno. One shot all'inizio. Lo so, ma allora sono i Boblin blu che fanno due cuori e tre quarti di danno? Per quello che sopravvivo? È una situazione particolare? Dipende anche dall'arma. Vero. Ma hanno una potenza di base, immagino. Tutti i Boblin blu che ho incontrato mi mettevano a vita bassa. Magari continuo a seguire sta strada e vediamo dove va. C'è il villaggio va a pesca? Potrei andare al villaggio a fare un giretto. Poi magari da lì c'è una strada che porta a Calvarico. Noctorok. Wait. Mi ha visto? O si è solo girato a guardare la freccia? Ah! Now what? Oh, ne ho preso un altro. Va bene, lo lascio stare. Non so, visto che questo gioco non è completamente un RPG, non mi sento come se l'armatura è super importante. In Xenoblade non puoi evitare i colpi, quindi se mi dà più armatura a volte rinuncio all'estetica, ma quell'elmo da pesce non mi piace troppo. Quindi... non mi piace che non posso sedermi. Posso bivaccare, chiaro, ma...
Allora, per evitare i problemi di ieri, leggete il titolo dello stream, tenetelo a mente. Ma più importante, se avete problemi, usate il... At Lethal. At LB Ninja, così mi fate notare. Lethal, ci sono problemi. Non dovrebbero esserci perché adesso sono tornato al metodo di prima, ma io lo so. Non importa se mi sto divertendo. Il mio sorriso diventa un sorriso a testa in giù. Se scopro post stream che l'audio è sballato, non dovrebbe succedere più. No, non andiamo bene. Andy l'ha scritto, ma non è apparso, non l'ha evidenziato in rosso in chat, perché? Di solito lo fanno. Contavo su quello per farmelo notare. Ma se non lo fa più... I miei setting. Io non ho cambiato i setting di Better Twitch TV. Chat solo follower. Deve essere follower da 30 minuti. What? È una nuova cosa questa. Vabbè, fa che cercherò di guardare la chat di più, va bene? Semmai spammatelo. No, non si vede, vabbè, dovrò tornare ai miei setting in post. Boom, si comincia. Here we go. Ehi, gente. Si comincia. Si continua. Allora, devo bruciare queste cose. Ah, oh, valle di fieno ignifughe. I don't like. Queste bruceranno probabilmente. Ops. Non volevo bruciare anche la selva. Noce di palma cotta. Frutto shock cotto. Tutto cotto. Banana lame cotto. Frago. What? È la più brutta fragola che abbia mai visto. Ci sono fragole qua attorno? Ho appena comprato tipo mezzo chilo di fragole, mirtilli e lamponi. Ho ceduto. Perché la frutta è la mia debolezza. Erano in offerta, ho detto why not? Ieri mi sono già pentito di aver cucinato le banane, perché non è così per tutta la frutta, ma la forma migliore della banana è la banana semplice. Ok. No, facciamo così, visto, sono troppo curioso, voglio... È che non ho abbastanza stamina, credo. Beh. Mi basta mangiare. Voglio vedere cosa c'è qui sopra. E dopo prendo il cavallo e... E seguo la strada. Vado al villaggio a pesca. No, dovrei farcela, credo. Non voglio saltare troppo presto.
Non sembra esserci molto. Solo un'altra parete da scalare. No, vabbè, qua c'è qualcosina. Tipo st'albero. Immaginavo. Ok, quando l'ho visto ieri, ero curioso di vedere se potevo cavalcarlo. O se mi ammazza in un colpo. Oh, salve. No! Cacchio. Adesso scompare nel nulla. Sta tornando. Oh shit! Damn! Ho premuto ZL invece di X per planare. Perché avevo in mente ZR? Oh, perché metto sempre gli oggetti per planare sui trigger in Zelda. Good. Mi ha tenuto salvato. Un bel niente. Wow. Salvataggi potrebbero essere migliori. Sono buoni, ma potrebbero essere migliori. Vabbè, prendo l'occasione per... prendere quello che c'è... Oh! Un'anguria? Melone fresco. Per prendere quello che c'è dentro. Quindi è randomizzato, non è sempre la stessa roba. Stavo scendendo a prendere la carne e... Ok, ci riprovo. Sperando che sia ancora lì. Gli headshot per gli animali sono particolari però, perché ho preso il toro in piena fronte prima, ma non ha fatto il ching. Però sono sicuro che una volta l'ho fatto con un cinghiale. Come ha fatto? Come? Come? Ok, ha deciso che mi ha visto. I guess. Ecco, ok. Questo era meglio. Carne extra large. Non è colpa mia, si è agitato subito. Volevo provare a saltargli in groppa. Non so neanche se è una possibilità. Se gli animali che sono determinati subito come cibo
possono essere cavalcati. Scalo solo un po', tanto posso scendere facilmente, no? C'è ancora la musichetta, quindi sono ancora in zona. No, adesso ho smesso. Guarda, è pieno di alture qua. Cavalcare è bello e tutto, ma perdi un po' la possibilità di andare ovunque. Oh, qualcuno ha deglutito qualcosa? Cioè, ho sentito un suono che sembrava. Sono all'altezza. Oh God. Sono toste, vabbè che sto usando un'ascia da nulla. Nice. Quando un cavallo non si è fatto prendere, l'hai ucciso con le bombe. Wow. Io non lo farei mai. Cadono dagli. C'è qualcosa qua. Beh, io voglio le banane. Wow! Sasorok Junior? Carino! Oh! Fortino, mi dicono. Cazzottone. Shit! Sottovalutato il raggio d'azione della bomba. Devo essere un pochino più distante. God. Oh, no, come on. Ti ho visto salvare. L'ho visto fucking salvare. Posso ricaricare, no? L'ho visto salvare quando ero sopra. Ehi, Cicorino.
Che palle. Vabbè, dovrò salvare manualmente più spesso allora, I guess. Ritiro tutto quello di buono che ho detto dei salvataggi. Non ho neanche visto se ho fatto danni al... C'è una pecora qua sopra adesso, cioè... Uno di quei caproni. Sì, hanno tolto il bisonte. Ho messo la capra. Mi è sparito davanti agli occhi. Che balls. Non mi ricordo chi mi ha detto che salvo ogni volta che cambia qualcosa, ma... Evidentemente no. Cioè, io mi aspetterei un salvataggio dopo che ho sconfitto due gelatine ciucciù giganti. Quando il gioco reputa qualcosa di importante. E cosa sono i canoni di importanza del gioco? Tipo se mi metto l'elmo, salva? No. Non paiono neanche più. Che schifo. Oh, il toro è qua adesso. Ha sentito il jingle? Il jingle della raccolta banane? L'ha attivato. Fuck, man. Oh, c'è uno di quei cosi. Si è appostato da solo. Non c'è qualcosa. Oh, ci sono due ciuccioli dietro. Elettrici. Sono in combutta con lui. Oh, aspetta, ho le cuffiette invertite. Sto sentendo i suoni dal lato sbagliato. Per questo che cercavo di là. Ok. What? Ho fatto un passo. Che succede? Oh, ok, dato...
Yes! Ah. Satisfaction. Me ne date solo 3 però, in totale. Ok. Mi hai visto? Oh, oh! You're fast! Le tecniche! Oh, m'ha preso! Goodbye, sucker. Ah, devo curarmi però. Ciucciù gialla. Tre, due, uno. Nice. Stealth è quasi impossibile in certe situazioni perché sono troppo svegli. Cosa ho ottenuto sconfiggendoli? Non molto. Posso salire su questo palo, no? So che proprio non posso salirci. Posso probabilmente... È metallico abbastanza per il mio magnete. O se no posso salire lì e planare dall'alto. Sì, voilà. Questo è dorato. Freccia bomba. Nice. Beh, non sono boblin questi. Io già non mi aspettavo le sue tecniche di battaglia avanzate. Ha salvato adesso, spero di sì. Non ho voglia di salvare manualmente ogni singola volta. Qualcuno mi sta vedendo. Chissà perché. Wow! La statua. Cos'è una divinità? Scaliamo la divinità. Sembra un gufo? Ah no, ma questo è il simbolo dei rito, immagino. Credo di essere in territorio rito. Oh shit. Allora. Oh. Geronimo! Yeah! E la capra è morta! La capra è stata spaventata! Qua sono circondato. Oh, what? Capra? Non si è tuffata giù? Tipo...
Potrei provare ad attaccare una delle basi. No, mi vedo, wow. È perché hanno te. Headshot. Vediamo com'è la situazione qua sopra. Sono solo due? No. Sì. No, sono... Come vedete, guys? Oh, quella lancia, man. Beh, rinunciamo alla lancia perché l'ho fatta, l'ho dato fuoco. Oh shit, man. Non sono bravo, non sono bravo. Pessimo, pessimo, pessimo. Solo mezzo cuore questa. Troppa roba buona. Oh! E l'altro? L'altro non è sceso. È morto in fiamme l'altro? Una lancia awesome. Boblin ne... Wow, 20 d'attacco questo? Nice. Oh, il barile si è mosso. No, vabbè, si è mosso. Si è mosso, quindi... Forse è solo il vento. But you never know. Questo frutto shock era molto mobile.
Oh, c'è tutta una nazione qua. Fuo. Dalla fiancata. Quasi, quasi posso fare stealing. Ok, dalla fiancata magari. Se lo attacco dal dietro. Ok, questo è dove sono loro? Lì c'è la loro vedetta. E sopra c'è un tizio. Oh, ci sei anche tu, vedo. Non sono bravo per niente a schivare. E non imparerò mai conoscendomi. In questo momento l'attacco. Oh, la lingua! Oh, what? Da dove? Ah, you dicks! Io che pensavo che fosse una strategia. Ok, devo equipaggiarmi roba migliore. Basta fare i tirchi. Si è dato fuoco da solo quasi. What? Oh! Goodbye. La Croazia, no? What? Che Croazia? Sono perso un pezzo di chat. Posso fare roba con... Ah, avevo visto qualcuno che toglieva minerali. Mi sa che non ho l'oggetto adatto per me. Oh, dietro focai. Eh sì. No, non ti... Non stavolta. Yeah! Fuck you! Baby Sassarok. Stavolta ce l'ho fatta. Una piccola vittoria. Posso minare con le bombe?
Teoricamente sì, no? Lumiserite. Può essere usato per la creazione di abiti. Ah, posso farmi l'abito fosforescente per essere ancora più stealthy. Wow. Cos'è quella roba? Sembra carina, ma mi puzza di... Oh oh! Ho un'ascia, legno, please. Questo non dovrebbe attirare roba. Che mi sa di Sasso Rock Senior? Fuck you, pipistrello. Hanno proprio uno di vita i pipistrelli. Ok, questo ma... Oh, non era quello che aspettavo. Damn. C'è la capra che fa versi. Yes! Soffrite, infedeli. La capra sa cosa fare. Direi che è andata. Merito la mia ricompensa. Questa non so se ha evitato. Posso lasciarne più di una? Posso lasciare una bomba per tipo, mi sa. Dove andate a esplodere quella rotonda? No, Link. Sei duro, te? Oh! Sal gemma, sale cristallizzato, essenziale per cucinare pasti deliziosi, ma non può essere mangiato. Quindi è sale, ok. Ok, ho visto un cerchio di pietra là in basso.
Sei sempre stato qui? Sono loro che fanno quei versi. Come faccio a essere sneaky con un martello sulla schiena? Il mare sembra un po' finto, visto che da qui. Sembra un disegno a 2 centimetri dalla faccia del camaleonte. Cosa in mano? Un arco, ok? Quindi il vantaggio. Surprise, motherfucker! Quanta roba! Artiglio di Lizard. Ah, sono i Lizalfos questi? Coda. Nice. Il cerchio di pietra me lo sono già scordato, dov'era? Era qua? Mi sa che l'ho perso. Bene. Tempo di iniziare l'avventura. Che ora è? Bene, mezz'ora è andata. Mi dispiace. Ma è divertente. Sono facilmente distraibile da oggetti luccicanti. E letteralmente gli oggetti interessanti luccicano, quindi. E i doghi? Mi spiace che non posso fare niente col cane. What? Solo guardarti è sufficiente. Quindi così che ci si fanno amici cani, li guardi. Ti piace? Vai. Vai! Non la faccio esplodere, tranquillo. Volevo giocare un po' con lui. Tanto non c'è pericolo, no? Perché sono io che le faccio esplodere. Posso usarle come giocattoli. Terry se ne va? No, Terry, dove vai? Fa il giro. Non gli cadono rupie dalle tasche. Cavallo. Cavallo, cavallo, dammi il mio cavallo. Benvenuto allo stallaggio. Qui puoi registrare i cavalli, bla bla bla. Prendo un cavallo. G-Horse! Grazie per esserti servito qui da noi.
Per parlare con qualcuno mentre sei in groppa a un cavallo, ok, devi prima agganciarlo. Oh! L'hanno bardato e tutto adesso. Oh, mi piaceva di più prima, però. Almeno gli ha messo i ciuffetti dello stesso colore. Guardalo. Allora, lui mi ha detto quando non va dove voglio io di accarezzarlo. Ed è così che me lo faccio amico. Oh, sei nuova tu? Letta? Lethal? La 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 la, qui allo stallaggio del lago sento davvero crescere l'ispirazione. Proverò a cucinare tanti tipi di piatti per aumentare il numero di ricette che conosco. Ehi, Terry? Dove vai di bello? Bacio a te, G-Horse. Vedi la preda, G-Horse? All'attacco! Un po' lento, G-Horse. Chi è il migliore? Il toro? Oh, il toro può sparire. That's cheating. Oh! Lo scoiattolo, man. Quasi tirato sotto. E là! Quindi ci sono gli scoiattoli. C'è un sacrario nelle vicinanze. Oh, oh! Nelle vicinanze. Sì, in inglese si chiama Beedle. Ma ha anche il taglio dei capelli dei Beatles. È comunque una battuta abbastanza stupida. Ci stiamo avvicinando? Ma la statistica forza dei cavalli, cosa vuol dire? I danni che fanno quando investono qualcuno? Oh, non so la potenza di scalata che ha. È piena la giungla di indigeni. Oh god. Cosa succede se mi prende? Ehi! Mi stanno attaccando! It's time. Ok. Vediamo se riesco. Oh god. Spero di fare in tempo. Vai!
Sto chiamando! Troppo basso. Cazzo, è spostata la tempesta. Si è placata, mi sa. Come here! Perché è sotto l'albero? Whatever. Non so. Non so perché non funziona. Funzionava così bene a Hyrule. Sì, a Hyrule. Non lo sta neanche colpendo. What the fuck is going on? Stanno attaccando delle persone? Wow! Forte questa lancia. Ehi là. Stai bene? Forse non è saggio. Ehi là, Ozel. Mi chiedo cosa sia successo laggiù. Ricordo solo che dei mostri mi hanno attaccato dal nulla e poi mi sono ritrovata qui. Siamo in viaggio per trovare un fiore chiamato Principessa Serena. Sappiamo bene che ci sono pericoli di ogni sorta, ma sono stato io a insistere per accompagnare mio marito. Perché insieme possiamo affrontare qualsiasi difficoltà, questo lo so per certo. A parte questa? Cosa fa? Fugge o va a aiutare suo marito? Che qualcuno mi aiuti. Tranquillo. Oh god. Guarda lì. Sha! Oh oh. Ho chiamato Cannon Horse per sbaglio. Cannon Horse, stai dove sei? Oh my god. Uno, due, tre. Oh. Dragomazza Boblin! Bam! Oh, e così sono finiti i fulmini. E là. Nero è il terzo colore. Rosso, blu, nero per i Boblin. E chi sei tu? Per me sei proprio uno di quelli che vengono definiti eroe. Permettimi di ringraziarti. Timo. Wow, thanks. Grigliata di mare. Non c'è nessun posto sicuro fuori dalle città, dai villaggi. Mi devo dedicare di più all'allenamento, altrimenti non potrò proteggere la mia amata. Sì, Timo. Siamo salvi. Good job, Ganon Horse.
è stato così difficile. E ricomincia a piovere. Fermo lì, Ganon Horse. Un vestito un paio di... Non capisco bene come funziona il radar. Adesso torna di nuovo. Vabbè. G-Horse, guardalo. Ah, che figo, posso salirgli in groppa mentre trotta. Possiamo fermarci qua? Oh, frena, frena, frena. Fermiamoci qua, all'asciutto. E là! Piove? Sì, piove, Letta. Ehi, posso chiederti una cosa? Come te la cavi a cucinare il pesce o la frutta? Non avrai mica combinato da anni quando provavi nuove combinazioni di ingredienti, vero? Non so. Vuoi accarezzare il mio orso? Il mio orso, il mio cavallo. Cosa vuoi da me? Sembriamo tutti dei nani in confronto a Ganon Horse. Ok, non la guardo da vicino. Sorry. What do you want from me? Il segnale è più forte quando stai andando nel segnale giusto, in linea retta, in linea d'aria. Boh. Non si chieterà mai sta cosa. Wow, è successo un disastro. È andato tutto a fuoco qua. Link, penso che non dovresti sentirci per un po' dopo che ti cade un fulmine così vicino. E per un po' intendo forever. Sto andando nella giusta direzione. Adesso non più. Adesso sì. Questi fulmini cercano attivamente di colpirmi, sembra quasi. È sopra, quindi. Probabilmente. Beh, non posso scalare finché piove. Sai cosa potrei provare? Una cosa che non ho ancora provato a fare. Facciamo un fuoco sotto. Cos'è? Materiali. Allora, legna,
E una pietra focaia. Cosa? Colpisco con qualcosa di ferro, non dovrebbe essere un problema. Visto che sono... Yes! Nice! E qua posso passare il tempo. Fino a... mezzogiorno. Nice! Appena ricominciata a piovere. Oh, Ganon Horse. Non puoi fare... mettere una buona parola con... Damn! What? Ah, non posso usare l'arco perché ho un'arma a due mani. Ah no, è perché non l'avevo equipaggiato. Va bene, ci riproviamo. Fino al mattino.